Ciao a tutti i disadattati, qui è Zetta e benvenuti nella mia opinione riguardo un titolo che è uscito a inizio novembre. Il titolo in questione è The Quiet Man. Questo titolo lo aspettavo dal lontanissimo giugno 2018, perché questo titolo è stato presentato durante l'E3 di quest'anno. Appena l'ho visto, mi hanno presentato un titolo, cazzo, un live action come Quantum Break mischiato con parte intermezzo, picchiaduro, nudo e crudo, dove bisogna buttare le mani e basta. Il picchiaduro a scorrimento è un genere che è entrato in disuso. L'ultimo gioco che avrò giocato di tale genere sarà, penso, Crisis Beat per PlayStation o Fighting Force. Sono gli ultimi giochi che ho giocato di tale genere. Questa meccanica del picchiaduro a scorrimento è stata inserita come elemento derivato in grandi opere come Sleeping Dogs, Batman Arkham, l'ultimo Spider-Man, Shadow of Mordor o in modo pessimo in Assassin's Creed. Però non è mai uscito dagli anni 90, da inizio 2000, non è più uscito un cazzo di titolo, solo picchiaduro a scorrimento. Quindi sapere all'E3 che sarebbe uscito un titolo di tale genere, con gli intermezzi che io ho amato nella modalità di Quantum Break, con degli attori in carne e ossa, e sapere queste piccole caratteristiche mi ha fatto dire all'istante shut up and take my money, cioè prendete i miei cazzi di soldi, quanto costa e costa sto titolo lo voglio a tutti i costi, da appassionato del genere ed essendo carente di questo genere, un genere scomparso. Poi per giunta questo titolo è pubblicato dalla grande Square Enix e gli sviluppatori sono i miei amati Human Head Studios. Per chi non li conosce sono quelle menti dietro a titoli della Madonna come Rune, attualmente acquistabile come Rune Classic, che è un cavolo di gioco viking medievale dove per finire i livelli dovevi arrivare dal punto A al punto B come tutti ammazzando nemici. Però arrivavi come cazzo ti pareva a te, cioè le mappe erano da una specie di mappe aperte. Cioè l'innovazione inizio 2000 era dal punto A al punto B, non arrivavi tramite corridoi o meccaniche prestabilite sbloccando enigmi. Ma ci arrivavi come cazzo ti pareva. Ed era abbastanza esplorativo, cioè le mappe si potevano esplorare, potevi scoprire sempre nuovi percorsi e nuovi segreti. Era altamente rigiocabile come gioco. E questo mi ha fatto perdere un sacco di ore, Rune. E poi è uscito il capolavoro della storia degli FPS, ovvero Prey. Non quello uscito ora, ma il Prey uscito nel 2006. Di cui sto aspettando ancora il 2, ma è stato cancellato e con il reboot penso che non avremo più. Prey era tra i migliori FPS del decennio, con meccaniche di portali, trasmigrazione dell'anima per risolvere enigmi, capovolgimento della gravità aveva al suo interno, e poi per avere aveva una storia della Madonna che praticamente è stata poi copiata da giochi come Mass Effect Andromeda. È diversa, però ha preso spunto per me da questo Prey. E poi per non parlare del comparto grafico che aveva Prey degli Human Head Studios. Cioè, cazzo. Il comparto grafico è un gioco del 2006, ma se lo mettete ora su, non vi sembrerà del 2006, lo potete giocare e è ancora guardabile. Ovvero, innovare nella meccanica del picchiaduro, cioè hanno cercato di innovare la meccanica del picchiaduro mettendo questo fatto che il personaggio principale è sordo, quindi voi vi muoverete nel nulla. Sì, ci sono dei suoni, ma sono suoni più che stanno a simulare l'impatto. Che presuppongo, non so, io non sono sordo, ma presuppongo che l'impatto o le vibrazioni, i sordi comunque le percepiscono. Non percepiscono il suono, ma le vibrazioni e la propagazione, cioè il lato fisico della propagazione del suono, la percepiscono. Quindi il gioco è un picchiaduro dove devi gestire, dove l'audio è basato sui suoni di propagazione. Quindi ho detto fanculo, cioè se come minimo c'ha un audio della Madonna come Hellblade, lo compro subito, cioè cazzo. Poteva essere una grande innovazione, quindi io mi sono fidato agli Human Head Studios, perché loro sono sempre stati così, per l'appunto
hanno sempre voluto prendere dei generi esistenti e li hanno voluti innovare. E stavolta sono andati a prendere addirittura un genere che era scomparso per andarlo a rinnovare. Che dire, io sono rimasto soddisfatto dal gioco, mi ha divertito, mi ha reso felice, perché vi dico tutti i pro. Ha un bel comparto grafico, per quel che si può dire, molti dicono, molti stanno denigrando il comparto grafico, ma io di picchiaduro, visto che non ce ne sono, picchiaduro a scorrimento, per me è il miglior picchiaduro con la grafica migliore che c'è, essendo l'unico in questa generazione. Se vogliamo paragonare a Crisis Beat a un Fighting Force, decisamente migliore di Fighting Force o Crisis Beat, che sono quelli più recenti che mi ricordo. Un'altra cosa che ho adorato del gioco è che non c'è un cazzo di HUD e tutorial. Finalmente! Cioè, siamo nel 2018, i giochi sono ancora pervasi da HUD e tutorial. È una cosa che odio come la morte. Infatti, Hellblade, per me è un titolo della Madonna, anche per questo motivo. Perché per me ormai siamo in un momento storico dove l'HUD non ci serve più perché possiamo simularlo con altre meccaniche di game design. Per esempio, in Hellblade la schivata non compare un cazzo a video, non compare spingi il bottone come in quei cazzi di Batman Arkham, eccetera. Ma tu lo percepisci a orecchio che devi schivare il nemico. Ed è fantastico. E questo è un punto a favore di Quiet Man. Niente tutorial e niente altro di gioco. Parlare dei tutorial, che cosa di tutorial vuoi fare? Cioè, veramente eravamo arrivati a un punto nelle ultime generazioni dove ti dicevano che bisognava usare la levetta analogica sinistra per spostare il personaggio e quella a destra per guardare la visuale. Cioè, veramente? Nel 2018 come ci si muove? Porca puttana, è una cosa che ho odiato come la morte. Infatti mi ricordo Far Cry Blood Dragon che l'hanno messo il tutorial, però l'hanno perculato, perché effettivamente non ha senso. Nel 2018, e poi parliamo qui in questo caso di Quiet Man, che è un picchiaduro vecchia scuola con due tasti in croce: una schivata, un tasto per la schivata, un tasto per la presa, un tasto per picchiare e un tasto per i calci. Molto Double Dragon, molto Punisher, molto arcade anni 80. Cioè, a che minchia mi serviva un tutorial? Il bello è proprio quello che mi appassionava dei giochi degli anni 80, che tu prendevi in mano il personaggio, spingevi il pulsante a cazzo e scoprivi piano piano le mosse, le nuove combo, le robe segrete. Cioè, il gioco era quello. Infatti all'epoca i giochi duravano anche un'ora, però le persone impiegavano mesi per finirlo, i giochi dell'epoca. Ed è una cosa che adoro, l'assenza di tutorial, finalmente. Altro punto a favore, come stavo già accennando, si menano le mani vecchia scuola, cioè cazzo, finalmente abbiamo un sistema vecchia scuola. Pugni, calci, prese, schivata, stop. E non c'è quella cagata che io odio, sinceramente la odio. Sì, rendi le sezioni del picchiarsi in alcuni giochi la rende molto più fluida, te la rende molto cinematografica, ovvero il reverse. Nel Free Fall System, nel combat di Batman, il reverse sarebbe quando spingete il pulsante Y, che quando compare l'icona, se spingete quel pulsante in tempo, rimandate indietro il colpo. Riuscite, fate una mossa, fate una presa che rimanda indietro il colpo. Così in Sleeping Dogs, Shadow of Mordor e Spider-Man. Però io l'ho sempre odiato, perché per me questo qua rompe il divertimento e la difficoltà di gioco. Perché basta premere questo pulsante e non ve lo beccate il cazzotto. Invece, per quanto mi riguarda, invece il cazzotto, il divertimento dei giochi anni 80 era che te lo dovevi prendere il cazzotto se non riuscivi a schivare in tempo o non reagivi in tempo. Ed è bellissimo che hanno ripristinato questa meccanica, eliminando quel cazzo di tasto inutile Y o triangolo. Fantastico. Un'altra bellezza di questo gioco, parlando dell'assenza di tutorial, di spiegazioni e quant'altro, è la boss fight. Le boss fight hanno partner non comprensibili, cioè non c'è niente che ti fa capire come vanno affrontati. Quindi tu puoi stare come era negli anni 80, puoi stare ore e ore a farti ammazzare dal boss perché non capisci il punto debole. Poi appena hai capito, diventa semplicissimo. Ed è una cosa che ho amato.
la boss fight con parte non chiari, cioè rendono l'esperienza più hardcore e ti fanno perdere più del tempo in cui perderesti in un gioco dove te lo rendono palese i momenti di debolezza del boss. E questa era un'altra meccanica che era scomparsa negli anni 80 e mi fa piacere che sia stata ripristinata. Quindi ha un sistema di picchiaduro semplice ma solido. Poi la storia dell'addio assente per me è una figata pazzesca perché proprio ti rende il gioco ancora più complicato da gestire. Però allo stesso tempo ti dà quel divertimento e a pagamento l'assenza di audio che quando affronti ogni combattimento diventa veramente complicato. Cioè veramente devi andare intuito, è come quando fai a botte veramente, cioè simula la realtà di fare a botte, che tu non sai mai da dove arriva il colpo, come gestirlo, devi avere i riflessi pronti. E l'assenza di audio mi è piaciuta parecchio. Anche negli intermezzi, c'è chi dice che è una cagata colossale, invece negli intermezzi per me ha il suo perché, perché tu interpreti la vita di un sordo. Ed è bellissima come idea. Poi eventualmente comunque esiste una patch audio, però è bello che tu entri nei panni del sordo e vivi la sua esperienza. L'unica vera pecca che è praticamente se non si sa leggere il labiale in inglese e non si sa leggere non si sanno leggere i gesti, siamo più disabili noi del sordo in questo videogioco. Cioè siamo più noi in difficoltà. Normodotati, che poi è brutto dire normodotati, vabbè, che è un sordo, cioè, perché lui, io non il messaggio, i gesti non li so leggere, il labiale non lo so leggere, purtroppo, soprattutto il labiale in inglese, non ha più pari idea. Questa è una vera pecca. Però io sono contento e vi consiglio di dargli questi 15 euro, anche perché sono 3 ore di gioco e molta gente spende anche 60 euro. Per 3-6 ore di gioco. Quindi non ci vedo niente di male a dare. Ma nemmeno che comunque si trova anche a 13, a 15. Si trova a un prezzo abbastanza ribassato. Quindi io ve lo consiglio. Acquistatelo perché queste 3 ore di gioco sono un'esperienza innovativa e poi soprattutto io amo gli Humanhead Studio, voglio dargli fiducia. Per questo gli ho dati i soldi. Non ci ho pensato 2 volte. Sì, c'è qualche piccola problematica, però dai, io ci posso sorvolare su perché finalmente è un cavolo di picchiaduro dopo tanti anni. E poi ci sono le sceneggiature in live action. Ciao a tutti e alla prossima! Sono già arrivati. Vediamo un po'. Ottimo. Vabbè, tanto la recensione gliel'ho fatta, quella di Square Enix. Mi hanno pagato bene, gliel'ho fatto il gioco, ho consigliato a tutti il gioco. Però mi sento un po' in colpa, dai. Tanto di solito le persone non guardano i video dopo 13 minuti, 10 minuti. Hanno già chiuso prima, poi con il mio watch time di 50 secondi, un minuto, che ho dubito che l'avranno qualcuno lo video. Mi sono intascati i soldi, ora per me devo fare una recensione corretta. Dai, alla fine non sono quei due sul server che fanno le recensioni a cazzo di cane. Per chi ha avuto il coraggio di arrivare fino qui, vi devo dire che questo gioco però al fronte dei 15 euro ha comunque parecchi difetti e io non lo ridò indietro perché come ho detto sono fan degli Humanhead Studios, so che lavoro c'è dietro e voglio essere empaticamente nei loro panni perché sicuramente io penso che qualcosa è andato storto. In questa parte vi spiego tutti i difetti, cosa non va nel gioco e quante idee sprecate, quanti buoni propositi che con piccole accortezze potevano essere migliorati. Come ho detto, è un picchiaduro vecchia scuola, come aspettavo da anni, ma purtroppo
ma purtroppo sembra l'ennesimo titolo fatto uscire incompleto di pulizia tecnica. Chi l'ha sviluppato è stato abbastanza pigro, sembra un alpha footage, anzi, non sembra, per me sicuramente sarà un alpha footage. Io, appena esce il post-mortem, voglio vedere che cosa è successo a questo gioco. Quello che ho detto prima non sono puttanate, quelli sono tutti i lati positivi che mi hanno divertito. È un gioco da acquistare per il prezzo budget che ha e l'esperienza strana e innovativa da giocare nei panni di un sordo. Quindi, diciamo, il mio acquistare il gioco è per dare incentivo alla Square Enix. Fate altri giochi di questo tipo e soprattutto permettetegli di completarlo questo gioco, perché questo gioco che è stato venduto non è un gioco completo. Neanche un early access, è un alpha footage. Cioè, una di quelle cose che, posso dire, internamente vengono mandate per le prime fasi di test. Questo mi dà molto di un alpha footage al primo stadio. Cioè, che hanno fatto le cose basi, le meccaniche di picchiaduro e andava tutto rifinito. Fatte nuove scene in computer grafica, tutte le animazioni. Perché ci sono un sacco di cacate. Cioè, i frame. Puttana troia, mancano i frame. No, nel 2018 come fate a far mancare i frame? Cioè, là ci voleva, penso, altri 3 mesi di lavoro, dai, con 3 mesi di lavoro li portavano a casa i frame del picchiaduro, cioè dalle meccaniche di combattimento li portavano a casa i frame. Poi c'era sicuramente altri 4 mesi per rifinire le meccaniche di combattimento, perché allo stato attuale è un po' confusionario, non si capisce la schivata e quando fa la combo, la meccanica ralenti che toglie un sacco di vita, come effettivamente si attivi, cioè io tuttora non mi è ancora chiara, vado a caso. Ed è un peccato che non sia stata rifinita questo attivarsi di queste cutscene che ammazzano il nemico. Però l'idea era fantastica, cioè invece di quella cacata, ripeto, che presenti in Arkham, Sleeping Dogs, Shadow of Mordor, del pulsante Y che fa il reverse della mossa qualora ti stanno attaccando, che se avessero gestito questa meccanica dello schivare e del colpire in un modo pauroso, perché avrebbe reso un gioco picchiaduro finalmente profondo e non arcade dozzinale come sono gli Arkham, eccetera, per carità. Non sto dicendo che sono dozzinali, però io un gioco solo alla. Lo giocherei, però ammetto che questa meccanica di Quiet Man, beat'em up, mi intriga di più di quella di Arkham fatto a beat'em up, solo beat'em up. Questo è il problema, che è. Cioè, poi le meccaniche non hanno senso, le meccaniche di spostamento da una parte all'altra. Cioè, non le fate. Cioè, perché le hanno lasciate? Sicuramente le hanno lasciate perché là prevedevano altra roba. Prevedevano tipo robe investigative, come si vede quando ti batte il cuore. Ci sono delle sezioni dove ti batte il cuore. In quelle sezioni ti fanno fare delle operazioni. Sicuramente questi corridoi che tu percorri da una parte all'altra, io immagino che devono avere delle interazioni, perché non ha senso. Se un picchiaduro si buttano le mani, vecchia scuola, negli anni 80 tu spaccavi una porta, facevi un'animazione e ti portava già al prossimo stage. Non c'era il fatto di camminare al prossimo stage. Quindi per me quelle sono pure sezioni di gioco lasciate incomplete dove dovevano inserire altre idee. Solo quello, io penso che sia stato così. Poi c'è un'altra cosa che vabbè, chiudo un occhio perché ho giocato a giochi pessimi come Fighting Force. Che io amo, io sia chiaro, Fighting Force, che per ironia della sorte è della Eidos, che attualmente è acquistata dalla Square Enix. Quindi il brand suppongo che sia ancora in mano di Square Enix di Fighting Force. E Fighting Force aveva dei problemi di lag in responsività dei comandi. Ma al contrario di quello che si pensi, in Quiet Man non è così grave come Fighting Force. Quindi io non lo vedo come punto negativo, perché alla fine ho giocato Fighting Force, quindi posso sopportare quella lag nei comandi. E la boss fight, quello che ho detto come punto positivo, effettivamente si vede che sono incomplete le boss fight. Cioè, le boss fight per me avevano meccaniche un po' più complesse, che questo casualone tirare i colpi e indirizzare la volta che si buggy e lamerarlo. Cioè, praticamente per sconfiggere le boss fight, vi spiego, ho lamerato il gioco, ho scoperto come fotterlo. Per carità, è divertente, ci sta, si fa anche nei Dark Souls del resto, e piace molto nella gente. Però pure questo mi fa pensare che il gioco non era finito. Le schivate, cioè le schivate,
Si muove una cazzo di cane, cioè io spingo il pulsante della schivata e fa tipo un comando casuale, cioè certe volte mi sono ritrovato che il mio personaggio finiva addosso ai nemici di proposito, invece di, cioè schivava un nemico e si buttava di testa sul cazzotto di un altro. Io sono felice, mi sono divertito con quelle 3 ore di gioco, però si vede che è un gioco fatto dozzinalmente e non rifinito. Anche la meccanica dei sottotitoli, ti dico, attivate i sottotitoli. Saranno presenti i sottotitoli nelle parti di gioco. Il problema è che i sottotitoli, una volta attivati, stanno solo nella sezione. Sentite me, stanno solo nella sezione in cui parlano i messicani. What? What? Cioè, nella sezione dove c'è l'audio compaiono i sottotitoli. Poi, per tutto il resto del gioco, i sottotitoli non li abbiamo più. Allora mi viene da dire. A sto punto a me che cazzo me ne frega di tradurre i due messicani di merda per 2 secondi all'inizio del gioco, cioè non li traduco e basta, cioè che senso ha avuto mettere sottotitoli? Quindi quelle mi penso che sia un'altra meccanica che non è stata completata, cioè come che volevano mettere i sottotitoli però non hanno avuto tempo di mettere i sottotitoli e quindi ciao ciao, hanno fatto uscire sto gioco a cazzo di cane, per me la Square Enix è andata là e gli ha detto: guarda, sto gioco non se lo inculerà nessuno perché nessuno più gioca a picchiaduro. Ci sarà un motivo se non stanno uscendo i picchiaduro a scorrimento. Quindi buttatelo così com'è. Io vi pago lo stipendio comunque, ragazzi. Tanto voi lavorate per noi per fare i porting dei nostri giochi, quindi chi se ne frega. Tanto il lavoro non lo perdete. Pubblicate il gioco così come è uscito, chi se ne frega. Tanto non lo comprerà nessuno, quei pochi che si lamenteranno non faranno manco scalpore. Porca di una troia, Square Enix. No, perché non c'è spiegazione, perché poi ci sono sezioni di dialogo in cui il personaggio sembra avere superpoteri, è sordo o non è sordo? Cioè abbiamo una scena, guardatela, questa. Cioè. Cioè, il personaggio parla e lo tratta come se fosse un udente, cioè gli parla dandogli le spalle, cioè, ma porca puttana. Allora, e lì non si capisce se questo qua sta insultando, che cazzo ne so. Io non capisco se lo sta insultando, quindi si gira di spalle e dice faccia di culo. Cioè, non lo so. Cioè, non si capisce se gli sta parlando o no. E quello sembra un rincoglionito. Cioè, poi il personaggio principale. Ne ho visti di personaggi rincoglioniti. Ma questo li batte tutti. Cioè, questo qua è un sordo eppure idiota. Cioè, non rende nemmeno dignità alla categoria dei sordi per me. Perché è un po' stupido questo sordo, cioè non sembra uno cazzuto, cioè poi ci sono scene pure in cui fai salti della Madonna, acrobazie della Madonna, e poi il modo di picchiare è abbastanza legnoso, cioè lui può solo dare i cazzotti e niente, non può saltare. Allora che mi fate vedere nelle cazzine che saltava? Quindi sì, io presuppongo che c'erano anche meccaniche in cui facevo quelle acrobazie nel momento di picchiare, comunque le avevano previste da game design. Che altro c'è che mi fa puzzare che... Ah, i nemici! Cioè, nella prima parte del gioco i nemici sono solo 3 ripetuti a loop. Poi più vai avanti, verso la fine esplodono i nemici, ci sono miriadi di modelli di nemici e sono sempre diversi. Quindi viene a dire, what the fuck? Cioè, questi modelli non li potevate usare all'inizio del gioco, li avete scaricati tutti ammassati alla fine. All'inizio mi fate rompere i coglioni con 3 modelli in croce, tre personaggi ci sono. Tre che? E più quello col macete giallo, 4, top. E poi alla fine invece aumentano, ci sono varie meccaniche, ogni nemico è diverso da affrontare, quindi era abbastanza profondo il sistema di combattimento. Quindi la cosa che io voglio vedere il post-mortem, quando finirà sto gioco e pubblicheranno il documento di come è andato lo sviluppo, voglio sapere cosa cazzo è successo. Perché questo qua non è... Human Head Studio sono produttori di AAA e fanno porting a giochi della Madonna come per l'appunto hanno toccato Batman Arkham Origins per Wii U hanno fatto. Quindi se hanno avuto tra le mani il codice del Free Flow System, non capisco perché è successo questo. Poi per giunta, se andate a vedere i credit, se andate a vedere i credit, il creatore delle animazioni, quello che ha dato comunque supporto a come creare le animazioni di combattimento, è quello di Yakuza. Quindi sono dei tizi che hanno toccato il codice di Batman Arkham Origins e hanno avuto come consulente uno che ha lavorato a Yakuza. Quello che ha lavorato per gestire i combattimenti di Yakuza. Batman Arkham Origins e Yakuza può essere che uniti insieme creano questo boh proprio? No, non ci credo, raga. Non ci credo. Il problema è che questo gioco, poi per giunta, è stato sviluppato, come ho ripetuto più volte, da Human Head Studios.
Cioè, fosse stato sviluppato da uno di quei cazzoni di ragazzini, che, di quei giochi russi che recensisce Zeb89, a me non mi sarei incazzato così ora in questa seconda parte. Avrei lasciato la prima parte del video, perché comunque è un gioco di un ragazzino che si è messo e ha prodotto quella cosa. Magari io riuscissi da solo a produrre quella cosa. Ma qua stiamo parlando di un team di sviluppo gigantesco con un publisher alle spalle gigantesco. Non riesco a comprendere che cosa sia successo. Io a voi non fregherà un cazzo di sto gioco, però a me questa è l'ennesima delusione di un gioco che aspetto. Cioè, io saranno 10 anni che aspetto dei giochi e ogni volta mi escono delle porcate. Cioè, l'unico gioco che mi è uscito bene è il Blade. Mentre Agony, Record, questo, Project Cars per Wii U mai uscito, Yooka-Laylee. Quindi io ho le palle piene. E in questo caso non ha senso, in questo caso ribadisco. Lo ribadisco il concetto, questo gioco per me non era così come è uscito. Questo è uscito una tech demo, un alpha footage, è un qualcosa ancora di non finito, di embrionale. Cioè, questa è una roba che avranno sviluppato, non dico in 3 mesi di quando l'hanno presentato, però in un anno per me. Un anno, 2 anni, non può essere che un gioco sviluppato da zero, dopo tanti anni esce una cosa del genere. No, questo qua hanno avuto poco tempo. L'hanno fatto sbrigativo, per me è l'unica spiegazione, anche perché la grafica ha avuto l'ennesimo downgrade dalle 3. Per quanto sia gradevole, la grafica, c'è chi dice che fa schifo. No, per me è gradevole. Sarà che io non gioco ai giochi da 60 euro, gioco sempre a giochi che costano meno di 30 euro al lancio e aspetto di comprare i giochi da 60 euro quando costano 10 euro. Quindi per me la grafica è abbastanza piacevole. Però penso che anche lì si poteva fare di più. Voi che ne pensate? Anche voi lo stavate aspettando come me e siete rimasti delusi, oppure non ve ne fregava un cazzo? Quindi non so chi è il coglione che sta dietro la Square Enix, ma sta facendo cagate su cagate. Ma voglio ricordare un po' di cagate che ha fatto nel recente. Final Fantasy XV, viene creato un gioco, a metà dell'opera viene distrutto tutto e con gli asset creati dal tizio iniziale viene fatto un nuovo gioco. Cioè, come cazzo fai a fare un nuovo gioco se quegli asset facevano parte di un altro gioco? Cioè, Final Fantasy XV doveva essere in un modo, a un certo punto hanno licenziato tutti, hanno cambiato gli sviluppatori e però gli hanno detto usate questi assets. Cioè, sembra roba di come faceva Ed Wood che ritagliava i film di film vecchi per creare nuovi film. Cioè, Final Fantasy XV lo fate fare in questo modo barbaro, lo fate sviluppare. Hitman, che è un gioco bellissimo, che io ho amato, adoro l'azienda che lo sviluppa. Cazzo, lo fate uscire episodi? Come cazzo vi viene in mente di far uscire un gioco del genere episodi? Ok, abbiamo detto Hitman e Final Fantasy XV. Poi per non parlare di Just Cause, che è diventato l'ombra di se stesso perché boh, vabbè. Questi due titoli sono due esempi e quindi Quiet Man si associa a questo schifo che ha generato la Square Enix. Per me chi sta a gestire la Square Enix è veramente un cazzone. Unica spiegazione. Comunque, fatemi sapere le vostre opinioni sulla Square Enix, su The Quiet Man e soprattutto se siete d'accordo o contrari con me. Questo video, come al solito, qualsiasi video che vedrete in questo canale nasce solo per creare discussione. Io non ho la verità assoluta, non sono nessuno. Però, quindi fatemi sapere, se siete contrari ben venga, perché voglio la discussione su questo titolo. Uno di quei titoli che si associa alle mie delusioni cocenti da gamer, da appassionato di videogiochi. Anche Splatoon 1 è una delusione, fanculo. Nel senso è un gioco bellissimo, ma cioè, Splatoon 1 purtroppo è un gioco bellissimo, però cazzo, è uscito il 2 e il 2 stanno facendo i tornei. Io sull'1 non posso fare un cazzo, mi devo comprare una Switch. Io la Switch non ho soldi e non voglio comprarmela. Vaffanculo. Ciao e alla prossima.